Vorremmo sentire anche la voce della Presidente del Consiglio, perché noi abbiamo avuto un governo che ha continuato a litigare sul terzo mandato e a dividersi. Noi vorremmo invece che il nostro governo si concentrasse per prevenire ed evitare la terza guerra mondiale, che ormai è alle porte, perché attenzione, una strategia militare che si è rivelata completamente fallimentare adesso sta portando a un'escalation che noi avevamo previsto, avevamo denunciato. Era per questo che era necessario investire invece sforzi diplomatici nel cercare comunque un dialogo, per quanto difficile, quindi un negoziato di pace. Non si è investito in questa direzione. Con pervicacia e pertinacia, se invece si sta inseguendo questa strategia, non si vuole ammettere il fallimento che è sotto i nostri occhi, e adesso addirittura il rischio del terzo conflitto mondiale.